e pensare di lasciarmi a più presto. Che aveva sempre, sempre il solito ingordo. È proprio vero che nessuno conosce il signore. Chi l'avrebbe mai detto? Mario, il più generoso di noi, il più caritatevole, quello che ha sopportato i pesi maggiori soffrendo sempre in silenzio. Beh, ora esageriamo, ma che sa fare San Francesco? No, ricordatevi solo che Domma è il... No, che Mario, o Domma. Qua c'è Domma. Domma è il produttore dello spettacolo, nonché... L'ho spiazzato. Mi fai un attimo Rosa, nonché padre per io, lo fanno. Ah, già. Ah. Ok, allora... Ricordatevi solo che Domma è il produttore dello spettacolo, nonché padre, padrone, anzi, padre e padrino. Un esempio per tutti! Il migliore, il più santo, perché grande è la sua generosità e immensa la sua bontà. Domma, non ci lasciare, guarisci! La nostra speranza nel Signore è forte, però! Non dovrebbe entrare... Rettore, signori, signori, una vizza politica, ringraziamo il signore, Mario ce l'ha fatta. Ma dove entra? Entra là, quindi, figlioli, figlioli, tra, voi vi girate. Non fare così, No, no. No, non vi mettete paralleli alla scena. Fate sempre un no, no, si mettono qua, sono l'ombra più meno. No, non è qui, ma dove vi? Ragazzi, basta, però dovete provare fare le cose così. Vabbè, poi bisogna capire. Questo mi sembra con lei, poi, vabbè. Che facciamo? 5 e 6. Aspetta, lei non è la mia. La metà, però. Allora, Giampi, la scena 5 la troviamo da pagina 8, dall'entrata di Voce Dio. No, la scena 6. 5. Cioè, si deve la voce? Sì, sì, pagina 8. Aspetta, In alto. Aspetta. No, quelli. Novità in campo teatrale, si è premiato con premi speciali e Mongolino d'oro. Cosa ne pensa di quest'ultima esperienza teatrale che ha fatto qui? Dai, risponda, prego. E nel ruolo di Concetta, faccia vedere un po' in cosa consiste la sua parte. Ecco, questa è tutta la sua parte. Pronti? Protagonista di questa rappresentazione, molto impegnato oltre che teatralmente, anche vedete insomma mentalmente. E protagonista dell'ultimo dei Mocani, potete capire anche perché da questa capigliatura. Cosa ne dice di questa esperienza? Buona mano, ciao! Tanas. Radio! La super lavoratrice, ormai soprannominata Wonder Woman, come la vede e come lo vede questo 13 giugno 1993? Sdraiato! Dai, un commento sdraiato! Sdraiato! Basta! E vi dire sì, signore! Sì, signore, signor sì, ma è uguale a comandi! Sulla terra sarà uguale, tra i militari! Qui tra noi è sì, signore. Ok, capo. Andiamo meglio. Dunque, ho una missione per te. Devi andare giù sulla terra a riportare sulla retta via una capatossia. Ma tosta che ci potresti piantare i chiodi. Mario Padre Rosso ha superato il limite. Bisogna darmi una raddrizzata. Lo devi convincere ad entrare in seminario e ad abbandonare questa strada di arroganza e di peccato che si è messo in testa di seguire. Ah, quel coppo maledetto, quanti me ne ha rovinati. Ma Mario mio no. Si vuol far chiamare Don Mario. Esattamente. Prima di tutto devi procurarti segni di riconoscimento. Una copia dell'unità. Una copia dell'unità? Ma sono testi proibiti! E poi dove la prendo? So o non sono onnipotente. Devo o non devo essere onnisciente. Devo conoscere tutto. E quindi, sì, leggo anche l'unità. Ma ogni tanto è per ultima. Te la do io una copia. Poi serve un garofano rosso all'occhiello. Un garofano rosso? Ma è annoverato fra le piante velenose. E poi qui in paradiso abbiamo solamente biancofiore. E vabbè, dagli una pitturata e scendi giù con quello. Ma ti devo proprio insegnare tutto. E poi c'è la parola d'ordine. Tu dovrai dirgli, mi manda qualcuno più in alto di Dio. Come? Più in alto di lei, signore? Ma è solo una parola d'ordine. Ah, allora. È che l'ha preparata Giulio. Capisco tutto.
A proposito, ma non aveva deciso di fulminarlo già da tempo? Sì, ma il guaio è che sono anche infinitamente buono io. Comunque lui ti risponderà. Più in alto, con Giulio, ci arriverò anch'io. Questa è proprio tipica di Giulio, me l'ho scordato. Comunque, signore? Comunque, signore, mi riesce difficile immaginare qualcuno più in alto di...